Due accessori fondamentali per la sicurezza, soprattutto in barca vela, un'imbragatura e una cinghia di sicurezza per rimanere saldamente legati alla lifeline, soprattutto per navigazioni con mare mosso o per navigatori solitari. Entrambi gli accessori sono forniti da Plastimo, quindi un marchio francese distribuito in Italia da forniture nautiche italiane. Iniziamo con questa imbragatura, si tratta di un'imbragatura agile da indossare, questo è il retro con questa protezione di plastica per migliorarne il comfort. Nella parte frontale troviamo i due sganci rapidi che ricordano quelli di un giubbotto di salvataggio, ne abbiamo due per agevolare le operazioni di sgancio. Questa è la fibbia che viene utilizzata per assicurarsi al gancio e alla cinghia, che poi vedremo dopo. Oltre al colore, gli inserti ad alta visibilità, abbiamo anche questa etichetta di Plastimo che è catarinfrangente. I terminali sono dotati di questo velcro, in modo che noi possiamo regolare la fibbia secondo la lunghezza desiderata, avvolgere la cinghia in eccesso e fermarla con il velcro, in modo che non ci disturbi durante le operazioni in barca. Sul retro, questa parte a contatto con la schiena per appunto non danneggiare innanzitutto i capi d'abbigliamento che abbiamo e soprattutto anche per aumentare il comfort. Un ulteriore dettaglio di questo anello, a cui appunto assicurare il moschettone, che ha una tenuta di 2040 kg e anche qui troviamo degli inserti riflettenti con questo filo. Vediamo invece la cinghia da utilizzare con questa imbracatura, che è questa di Plastimo, così come l'imbracatura viene fornita in questa sacca a forma di retina, che è molto utile soprattutto se dobbiamo stivarla quando è ancora bagnata, quindi l'acqua può scolare. Questo è un modello del nuovo catalogo 2021 di Plastimo, con un gancio in alluminio. Sono ganci autobloccanti e questo è il modello da a tre ganci, quindi quello che si assicura all'imbracatura. Vediamo ecco anche il moschettone prima di assicurarlo, fa questo gioco, ha questo passante in cui il gancio transita per aprirsi, e questa è come una sicura. Ecco, noi quindi lo inseriamo nel nostro anello e poi abbiamo altri due lembi. Questo è fisso, e mentre questo è elasticizzato. La lunghezza complessiva è di 1,5 metri, è un nastro di sicurezza in poliestere con anche questo con segnalino retro riflettente per la visibilità notturna attraverso questo filo. I ganci in alluminio autobloccanti hanno una chiusura automatica appunto per impedire l'apertura accidentale. Una particolarità di questo modello è che quando viene sottoposto a un carico troppo pesante, ad esempio una caduta in mare, abbiamo una parte, eccola qua, questa parte è cucita, qua sotto si vede un'etichetta. Nel momento in cui il nastro viene sottoposto a un carico, a un peso eccessivo, appunto la caduta in mare o comunque qualsiasi altro tipo di incidente, questa parte si scuce, praticamente si apre e uscirà un'etichetta cartacea che indica che il nastro è inutilizzabile e deve essere sostituito. Entrambi i modelli sono certificati ISO 12401 e al di là dell'estetica, che li rendono ottimi sia per la navigazione da diporto sia anche per un uso più professionale, sono disponibili con modelli in acciaio inox o in alluminio. Questo è quello in alluminio, i due moschettoni sono molto molto leggeri. Entrambi i modelli però sono autobloccanti con chiusura automatica.
e il modello in alluminio come questo si distingue per la sua leggerezza e l'apertura con la doppia pressione anteriore e posteriore, perché involontariamente, non ci se ne accorge, ma si esercita una pressione su entrambi i lati del moschettone, questo tutto a vantaggio di un'ulteriore sicurezza e maneggevolezza. L'imbragatura ha una doppia regolazione per il ventre, quindi andiamo dagli 80 ai 130 cm per il ventre, ma anche una regolazione per le spalle sulla schiena, infatti muovendo la parte di plastica si può regolare l'altezza, diciamo, dell'incrocio delle due cinghie. La lunghezza del doppio nastro è di un metro, la lunghezza complessivamente è di un metro col nastro fisso, mentre col nastro elasticizzato possiamo arrivare fino a un metro e mezzo di lunghezza.